Io voglio lavorare perché banalmente è un diritto. Io sono una persona attiva, sono una persona a cui piace fare le cose, sono una persona a cui piace fare scoperte, esperienze. E quindi il lavoro è la chiave per fare tutto questo. Penso che sia un mio diritto nel momento in cui c'è la volontà di farlo. Sono Marco Scappato, un ragazzo di 22 anni. Sono di origine brasiliana e sono venuto qua a 7 anni. Mi occupo da un po' di tempo di disabilità e sensibilizzazione su questo tema. La mia disabilità è una tetraparesi spastica causata da una paralisi cerebrale infantile. Quindi io sono così dalla nascita. Per un problema che c'è stato durante il parto. Nella vita ho avuto tante opportunità, però ho avuto anche tante complicazioni, come ad esempio la scuola. Quello che io ho patito di più sulla mia pelle è proprio il fatto che io sapessi comunicare e non potessi farlo perché dall'altra parte trovavo un muro. Le difficoltà più grandi sono mobilità e integrazione in società. Io trovo soprattutto importante distinguere tra due termini, cioè integrazione e inclusione. E hanno una differenza che sembra sottile ma è molto importante. L'inclusione consiste nel prendere una persona e far sì che faccia parte di un gruppo. L'integrazione invece consiste nel prendere una persona e metterla all'interno di uno schema in cui possa essere utile e attivamente partecipe a ciò che si sviluppa. E questo è importante perché da questo punto di vista la disabilità può essere una risorsa. Molto spesso le iniziative pensate sull'inclusione non tengono conto di quelle che sono le necessità differenti di una persona con disabilità. Quindi ci sono dei limiti per cui io vado, partecipo a questa cosa, però quando sono lì mi rendo conto che è semplicemente stato pensato di mettere anche me nel gruppo per parlare di inclusione, per poter dire di aver fatto inclusione. Di fatto tu mi stai mettendo in un gruppo in cui io poi devo stare a guardare. Verso fine dicembre mi è stata fatta una proposta di lavoro da parte di un europarlamentare per quanto riguarda la questione di disabilità. Per fare questo avevo bisogno della legge 68, pensata per agevolare l'inserimento delle persone con disabilità all'interno del mondo del lavoro, sia a tutela della persona disabile che a tutela del datore di lavoro. E per complicazioni all'ottenimento di questo documento e di tutta la procedura per l'assunzione ho dovuto aspettare 9 mesi prima di poter concretizzare un rapporto lavorativo. Sono stato fortunato ad avere una persona che aveva la possibilità di aspettarmi e non aveva la fretta di assumere qualcun altro, perché altrimenti avrei perso l'opportunità. Il disabile è una persona, è un essere umano, ha diritto di vivere tutte le situazioni che deve avere una qualsiasi persona. E siccome l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, anche il diritto al lavoro è un diritto di una persona disabile in quanto persona. Che la disabilità esiste è una cosa presente in società e che non va ignorata.